non è andato proprio tutto come doveva, i commenti non sono stati tra i più favorevoli, diciamo. La canzone è melodica, molto datata. Bisogna lavorare sugli arrangiamenti. Assurdo, come sono loro. Cosa suona a fare la chitarra quel ragazzo lì? Acustica, se non si sente l'acustica. È simpatico, con loro, capito? Puntare sulla simpatia, anche se in realtà gli stiamo un sacco antipatici. Questa band che è molto estrosa, molto carica. Noi purtroppo non abbiamo studiato musica, ma abbiamo studiato la vita. Noi abbiamo suonato, il pubblico si è divertito tantissimo. Stavano tutti in piedi, tutti che ballavano, che cantavano, che si divertivano con noi. Poi abbiamo preso la mazzata. E poi la mazzata sui denti dei giudici. Insomma, Riderà, fatta in una versione compact folk, in effetti non è proprio da tutti, diciamo. Ci hanno fatto un bel complimento, secondo me, che siamo un po' sorprendenti, no? Nel nostro modo di... Ha detto assurdi. Assurdi. Quello che è andato storto è che forse non ci hanno capito qual è l'intenzione, diciamo. Noi puntiamo molto sul trascinare e divertire il pubblico. Poi naturalmente non ci riesce sempre. Grandioso, perché anche oggi ci sa da fare una bella lavorata su questo pezzo che si è deciso di fare, che è appunto Amore Disperato, no? Anche in questa canzone siamo sul rock, però leggermente meno doppio tempo, cosa che alla Gianna non gli era piaciuto. Magari riusciamo a farci capire un po' meglio. O la botta sarà grossa. Che si sente anche finalmente un ingresso di chitarra acustica. Secondo me ci diranno, ragazzi, era meglio quando non si sentiva. No! Se fai se invece fai ti si scurisce il timbro. Se si innamorano in platea, che devo fare? Meglio! Disperato, disperato, oh, disperato, disperato, oh. Ma che è? Neri per caso? Che è? Quando c'è sentimento, olele, olele. Perché noi di solito non suoniamo in televisione. Suoniamo alle feste di paese, alle sagre, vabbè. Spero che questa volta ci arrivino tutti a capire il vostro spirito. Vero Gianna? Gianna ci diceva: fate pena!